una prima battaglia l'abbiamo vinta perché oggi vedo veramente un Sarrabus unito. Unito a rivendicare quelli che sono i nostri diritti, i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Noi siamo qui appunto oggi per rivendicare questo diritto. E lo facciamo con tutto il Sarrabus, con le associazioni di volontariato. Mi unisco al ringraziamento al movimento Salviamo il San Marcellino di Lidia Todde e tutte le persone che hanno lavorato in tutti questi anni per salvare il nostro ospedale. Noi sindaci non siamo stati fermi, abbiamo iniziato anche noi la nostra battaglia. Ovviamente abbiamo seguito quello che è il canale politico, giustamente come sindaci rappresentanti del nostro territorio. Ma abbiamo pensato di cambiare strategia, di iniziare a lavorare con delle azioni più eclatanti. E questa è la prima delle prossime giornate che andremo appunto insieme, ci auguriamo insieme a voi con... Così presenti, così numerosi. Infatti vorrei che queste stesse persone venissero a Cagliari con noi per la prossima manifestazione. Tutti! Tutti! Il contenuto della delibera che ha letto il sindaco di Muravera è abbastanza chiaro. Riassumo soltanto alcuni concetti che è quello che stiamo chiedendo da mesi all'assessore Arro, all'assessore alla sanità, che stiamo chiedendo con forza e oggi ci sentiamo ancora più forti grazie al vostro sostegno. Noi chiediamo semplicemente che il nostro ospedale, che ha avuto una importante ristrutturazione, sono stati spesi ben 5 milioni di euro per riportare il nostro ospedale a farlo diventare un vero e proprio gioiello, con all'interno professionalità e competenze incommiabili. Chiediamo soltanto quello, di tenere un ospedale di base per il nostro territorio, per tutte le caratteristiche che il nostro territorio e le peculiarità che il nostro territorio ha. Aggiungo, come ha detto il sindaco Marco Falchi, che i tempi di percorrenza previsti dalla delibera regionale non sono assolutamente questi. È vero, a volte ci si impiega 50-60 minuti ad arrivare a Cagliari, ma non si tiene conto che che il nostro territorio è una zona turistica e che nei mesi estivi si arriva a volte ad arrivare a Cagliari anche in 2 ore, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. E si rischia magari di arrivare. Bravo Sandro! Non certo in buone condizioni. Ma tante altre caratteristiche che ha il nostro territorio e che dovrebbe mantenere poi attraverso il nostro ospedale, come la chirurgia, emergenza e urgenza. Senza di quella andrebbero a cascata a perdersi tutta una serie di servizi che servono ai nostri concittadini. È per questo che noi siamo qui oggi a lottare. Un'ultima cosa e ho concluso. Oggi è veramente con orgoglio che rappresento il comune di Villa Puzzu, ma oggi mi sento di rappresentare anche tutto il Sarrabus, visto che sono il presidente dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Bravo, bravo! E dico soltanto che oggi rivendichiamo il nostro diritto alla salute, ma ancora con più forza rivendichiamo il nostro diritto alla vita e come Sarrabus il nostro diritto a esistere. Grazie. Bravo.